Da capolista indiscussa possibile preda, l'esitazione giallorossa oggi si scontra con il sogno della banda di Kivu, giunta nella capitale per dimostrare che la remontada non è più una semplice illusione. Benvenuti a Roma Inter, pronto a fischiare Feliciani. Parte Casadei con il destro, ma Strantonio non risponde e questo è un golasso. 1-0 l'Inter, stravolti i piani della Roma. Cosa ha fatto Casadei? Che gol di Casadei, come ha calciato questa punizione, perfetta all'incrocio dei pali. Largo come sempre c'è Missori che attende le pallone, ingenuità di Persson. E allora via alla ripartenza nerazzurra, Jurgens alle spalle di Ndiaye, può puntare Mastrantonio, Jurgens col mancino, calcia e per poco non indirizza il match verso sentieri ben precisi e attinti nerazzurre. Roma che ci crede, il cross nuovamente di Cherubini, c'è Trippi, c'è Persson e trova il gol del pareggio, la girata è vincente, ci pensa lo svedese oscurato per 47 minuti, quando il pallone arriva dalle sue parti è quasi sempre una sentenza. Bravissimo Persson qui, il cross arrivava lento, ha dovuto fare una torsione e dare forza alla palla. Eleganza ed efficacia, queste le parole d'ordine in casa Inter con Carboni. Iliev ce l'ha sul destro, carica e poi spara Iliev, la risposta di Mastrantonio che allontana lateralmente e questo non è un terzino. È un trequartista, Iliev di grandissima qualità, qui bravissimo ad accentrarsi. Ancora Morichelli, deve allontanare adesso l'Inter, secondo Feliciani, però basta così, 1-1 tra Roma e Inter, i giallorossi resistono in 10 uomini.